Buongiorno, buongiorno, oggi è venerdì 15 maggio, questa è la rassegna stampa di Video 33, il nuovo appuntamento con la nostra informazione. La perturbazione attesa è arrivata nel corso della notte appena passata, piogge intense anche nel fondovalle, piogge che interessano l'intero territorio provinciale, alcuni disagi per la circolazione, disagi soprattutto concentrati in Val Gardena con piccoli massi che sono arrivati sulla strada, nessun problema comunque per la circolazione, neve a bassa quota, intorno ai 2000-2200 metri di quota, soprattutto lungo la cresta di confine. Con l'aiuto della regia andiamo a vedere qual è la situazione questa mattina sul passo dello Stelvio. Qua siamo ad oltre 2700 metri di quota. Continua a nevicare, comunque non preoccupatevi perché un miglioramento è atteso già dalla tarda serata di ieri. Domani e dopodomani tornerà a splendere il sole in alzamento delle temperature. Oggi i valori massimi non dovrebbero superare comunque i 17-18 gradi nella zona di Bolzano e Merano, abbassamento quindi di una decina di gradi rispetto alla giornata di ieri. Mohamed Al-Masmoudi, come detto in regia, ci aiuta a dare un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige dedica spazio alla politica. Sappiamo ancora campagna elettorale per quanto riguarda il ballottaggio. Pasquali, l'assessore Maria Chiara Pasquali dice: io non cedo il posto, io la più competente. Partito Democratico ed Ecosociale, si tratta sul referendum Benko. Spagnolli chiude alla Lega, alleanza impraticabile, dice il sindaco uscente Toto Giunta, aperta la sfida interna. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige ci si occupa di sanità. Si tagliano teste e bilanci per quanto riguarda l'azienda sanitaria locale della provincia di Bolzano. La vera missione del nuovo direttore Schell è quella di ridurre a tutti i costi le spese. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten. Il fattaccio accaduto nel calcio dilettante. Sappiamo brutto fallo di reazione da parte di un giocatore. Si parla di 5 anni di squalifica. I dettagli sono raccontati a pagina 37. Poi una storia tutta da leggere a pagina 15. Ogni settimana appuntamento fisso per coloro che non ce la fanno ad acquistare il cibo. Tutto questo accade nel quartiere di Gries. A Bolzano protagoniste alcune suore, ci sono problemi per quanto riguarda i permessi, tutto è raccontato a pagina 15. La cronaca in lingua tedesca, sempre come ogni venerdì, troviamo in edicola la Südtiroler Wirtschaftszeitung. Sappiamo, rallenta l'economia germanica, le ripercussioni a livello europeo, le ripercussioni anche a livello locale. Sappiamo, la Germania per l'economia altoatesina è un importante partner riguardo alcuni fondamentali settori dei nostri mercati. Si guarda ad esempio al turismo, tutto è analizzato sull'edizione di oggi della Südtiroler Wirtschaftszeitung. Sempre per la cronaca in lingua tedesca, il quotidiano Tageszeitung dedica la sua apertura ad una lunga intervista, i cui dettagli li troviamo a pagina 4 e 5, una lunga intervista a Reinhold Messner che analizza il voto delle ultime elezioni comunali. Reinhold Messner che critica fortemente alcune decisioni, soprattutto in periferia, tutto viene raccontato, come detto, a pagina 4 e 5. Passiamo a livello nazionale e internazionale con il Corriere della Sera. I tempi della prescrizione saranno ridotti, politica e giustizia, questo è il tema di apertura. Interviene il Presidente della Repubblica, Mattarella, che dice: indigna la corruzione diffusa. Trovato l'accordo nella maggioranza entrante tra Partito Democratico e gli Alfagnani. La strage in Afghanistan. A Kabul, attacco agli stranieri. Il comando ha perlustrato ogni stanza del residence per 5 ore. Sono ben 14 le vittime. Un italiano è stato ucciso con la compagna di origine kazaka. I talebani rivendicano questa azione. La vittima è Alessandro Abati, che si sarebbe dovuto sposare nel mese di luglio. Fecondazione cancellato, un altro divieto. La consulta ammette la diagnosi preimpianto. Mamme quarantenni, il record è tutto italiano. Passiamo alla cronaca a livello economico con il Sole 24 Ore. Draghi dice: il quantitative easing taglia i tassi per famiglie e imprese. Si dimette Blanchard, il capo economista del fondo. Il presidente della Banca Centrale Europea si rivolge al Fondo Monetario Internazionale e dice: le misure resteranno fino a quando sarà necessario per sostenere l'economia. Una notizia che interessa l'Italia: pensioni, avanza l'ipotesi del rinvio. Il presidente Mattarella dice: ci vuole, è a rischio il patto generazionale.
Padoan, il ministro, vorrebbe approvare il decreto nella giornata di lunedì. Lasciamo la cronaca economica, torniamo a quella a livello locale con il dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Abbiamo visto poco fa la politica in primo piano, la formazione, le ipotesi di formazione della giunta comunale per quanto riguarda il capoluogo. Ci si occupa anche del centrodestra con Urzì che convince solo Fratelli d'Italia. Meloni dice sì, il partito a questo punto si spacca. Ci occupiamo di trasporti, il futuro dell'autostrada, concessione della A22, l'Unione Europea autorizza la proroga in house, la Commissione Europea ha dato il benestare di massima alle proroghe delle concessioni chieste dall'Italia per 3 concessionarie, si occupa del gruppo Gavio, Autobrennero e Autovie Venete. Per la A22 sarà seguita la possibilità dell'assegnazione nel 2014, fiduciosi i vertici di Autobrennero, una buona notizia per la nostra provincia e per la nostra regione. Rubano 35 chili di Nutella, 4 operai patteggiano, tutto questo su un autogrill della Mebo, furto goloso, vedremo i dettagli tra poco sempre all'interno della cronaca. Costo dell'energia, le imprese premono, l'assemblea di categoria chiede tariffe competitive, la provincia si dice possibilista. Andiamo nel dettaglio allora di queste notizie, sappiamo notizia di ieri, la condanna all'ex presidente della provincia di Donovalle riguardo l'utilizzo delle spese dei fondi riservati. Compacer difende il suo predecessore e Holtzman dice quel fondo andava però abolito. La sentenza sorprende Di Puppo, è un brutto segnale, interviene anche Cristina Curi, il denaro è stato usato con troppa disinvoltura. Andiamo a vedere le notizie a carattere economico, PAN, energia a prezzi competitivi, asso imprenditori pressa la provincia, Compacer dice daremo risposte con la fusione tra Sel e azienda energetica, sappiamo la fusione che creerà un unico attore a livello energetico sul territorio altoatesino, sarà possibile quindi praticare alcune agevolazioni. Lasciamo la pagina economica del Corriere, andiamo a vedere quello che ci racconta oggi in prima pagina il quotidiano Alto Adige. Oltre ai tagli indispensabili all'interno della sanità altoatesina, sarà questo uno dei primi e più difficili compiti del nuovo direttore Shell. Ci si occupa in prima pagina dei nuovi magazzini generali, il restyling per gli 80 anni di attività. Tutto questo accade a Bolzano, nella zona dei Piani. A Bressanone è svanita anche la compagna del broker, sappiamo il broker scomparso, si teme una fuga con una notevole quantità di denaro in contanti. Asso imprenditori, PAN va all'attacco, l'abbiamo letto, qui l'energia è troppo cara, si chiede un intervento da parte della provincia. Fuga tra giardini e cortili di casa, lo spacciatore è stato poi preso, tutto questo è accaduto nel capoluogo, intervento delle forze dell'ordine. Liveco, Bolzano si sgancia dalla casa madre, per quanto riguarda la pagina dedicata all'economia, e la chiesa altoatesina è in lutto, Don Bosco piange per Don Luigi Giordani. Il grande furto della Nutella, attrazione fatale, i dettagli sono raccontati a pagina 27, e poi tutti alla dunata all'Aquila in camper, in moto ma anche in autostop, Alan Conti ci racconta a pagina 23. Andiamo allora a vedere il dettaglio tagli per quanto riguarda la sanità altoatesina, la scure del nuovo direttore della ASL Shell, chiamato per ridurre costi e personale. L'assessore competente Marta Stocker dice la commissione ha fatto un grande lavoro, il curriculum del nuovo direttore è impressionante. Sempre per la cronaca emergenza profughi, il G7 in Baviera, Merkel dice stop a Schengen per 3 settimane, la Germania chiude le frontiere, rischio caos e respingimenti in Alto Adige, e intanto il video di Shiri, manifesto contro i razzisti, sappiamo grande successo in televisione ma anche su internet. E ancora la notizia che abbiamo visto poco fa anche in prima pagina sul Corriere dell'Alto Adige, rubano ben 35 kg di Nutella, patteggiano 4 mesi, tutto questo è accaduto sulla Mebo, sulla corsia sud, all'area di servizio Esso, nei guai sono finiti 4 operai. Abbiamo tempo per dare una rapidissima occhiata alla cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten, andiamo a vedere il dettaglio della notizia di apertura, il coraggio civile di alcune suore nella zona di Gries che ogni settimana riescono a rifornire di cibo i meno fortunati, coloro
che non riescono nemmeno a comprare un tozzo di pane. Nelle foto vedete le lunghe file che si formano davanti alla struttura di Viale Principe Eugenio di Savoia. Ci sono problemi riguardo i permessi, ma queste suore continuano ad andare avanti con la loro opera. Andiamo a vedere il dettaglio anche sulla cronaca in lingua tedesca del furto di Nutella. Sappiamo, 4 persone sono state denunciate. Il nuovo direttore della ASL, il suo compito molto difficile di ridurre le spese e ridurre gli sprechi all'interno della sanità altoatesina. L'analisi riguardo le famiglie altoatesine, la loro composizione, ci sarà un convegno interamente dedicato a loro, una giornata delle famiglie. Le famiglie diventano sempre più piccole anche in provincia di Bolzano. La lente di ingrandimento è puntata anche sui problemi economici. È tutto per la cronaca proposta dal quotidiano in lingua tedesca. Noi come sempre ci fermiamo qualche istante, poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni, Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom ogni giovedì alle 20 su Video 33. Dopo la prima immagine che vi ha fatto vedere la situazione in Alta Valvenosta sul passo dello Stelvio, adesso scendiamo in vallata, andiamo a vedere qual è quello che accade all'ingresso proprio della valle Valvenosta. Siamo alle porte dell'abitato di Foresta, vedete, piove anche in questa zona della nostra provincia. Come sempre diamo un rapido sguardo anche in direzione della città di Merano, vedete all'orizzonte quante nuvole. La collaborazione con gli esperti meteo della provincia anche oggi ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano in diretta dal satellite. Non ci sono dubbi, vedete la perturbazione che interessa il nord Italia, il centro Europa, perturbazione però in rapido transito. Infatti la grafica ci permette di andare a capire quello che accadrà nella giornata di oggi, ma anche a termine di questa giornata e nei prossimi giorni. Oggi piogge diffuse, brusco calo come detto delle temperature, vedete temperature massime di 18 gradi Bolzano e Merano, qualcosa come 10-12 gradi meno rispetto alla giornata di ieri. Piogge e neve intorno ai 2000 metri sulla cresta di confine. Però ci sono buone notizie già per la tarda serata, per la giornata di domani, per la giornata di domenica, quando ci saranno le precipitazioni, tornerà il sole e si alzeranno nuovamente i valori massimi. Gli aggiornamenti di queste previsioni sono come sempre a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e all'interno del nostro sito internet nella sezione di Servata la Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere per i prossimi giorni, a iniziare da domani e poi il 17 e ancora il 22, il 23 e il 24 maggio il concorso ippico a Prati di Vizze. Il 23 maggio e il 24 maggio la festa della musica ad Oris in Val Venosta. L'indirizzo del nostro sito lo conoscete, www.video33.it. A vostra disposizione questa rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali, nella Mediateca Online i principali contributi firmati andati in onda nelle ultime ore e aggiornamenti in tempo reale riguardo le previsioni meteo. Da alcuni giorni a vostra disposizione anche una rassegna stampa in breve. www.goinfo.it è il portale All News per rimanere informati e aggiornati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33. Vi ricordo alle ore 13 e alle ore 19 le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Buona giornata.
Ariete, sei molto concentrato sulla tua professione in crescita e oggi non c'è spazio per altro. L'amore c'è e saprà comprendere le tue assenze. Toro, al lavoro, come nelle situazioni di cuore, serve chiarezza e sai bene che con due piedi in una scarpa non si riesce ad andare molto lontano. Gemelli, riposare è fondamentale per ripartire con grinta. Oggi fai tutto con lentezza e secondo i tuoi tempi. Cancro, Venere conquista ogni sfera della tua vita, nonostante qualche lentezza o intoppo lavorativo. Il cuore batte e basta quello. Leone, giornata decisamente calda. Oggi sarai così disinvolto che ogni tentazione erotica sarà soddisfatta. Vergine, oggi corri il rischio di mettere a dura prova un'amicizia importante per quel bisogno che hai di dover sempre aver ragione. Bilancia, tu meriti davvero tanta attenzione e tanto amore, ne hai bisogno. Il tuo lui o la tua lei oggi ti sorprenderà, farà o dirà qualcosa che attendi e in cui speri da tempo. Scorpione, tutto oggi ti darà fastidio, tutto quello che fino a ieri era un pregio, oggi con l'aiuto di Marte ti renderà qualcuno insopportabile. Giornata dura in amore. Sagittario, l'attenzione e l'entusiasmo, la serietà con cui svolgi quotidianamente il tuo lavoro, qualunque esso sia, oggi sarà premiata. Capricorno, la tua vita oggi più che mai è così ricca e sfaccettata che apprezzerai tutto quello che hai e conquisti ogni giorno, anche le cose più semplici. Acquario, vai avanti per la tua strada e presto avrai le tue soddisfazioni, anche se oggi qualcuno ti deluderà senza possibilità di soluzione. Pesci, belle sorprese oggi per te. Allontana da te chi non sa essere sincero, senza remore.